Le fiamme divampano e i tuoni rimbombano al tuo comando con i nuovi mazzi Lotte di Lega. In questi mazzi troverete ben 3 Pokémon GX e tutto il necessario per iniziare una vera lotta Pokémon. Ogni mazzo è caricato a dovere con carte potenti e Pokémon straordinari. Ciao a tutti allenatori, io sono Federic e benvenuti in questo nuovo video spacchettamento. Oggi andiamo a scoprire i 2 mazzi che hanno più segnato negli scorsi mesi il gioco di carte Pokémon. Qui abbiamo il potentissimo Reshizard con dei danni spaventosi. E dall'altra abbiamo lo scaltro Picacrom, che voi sapete io amo la follia. Ricordo che questi mazzi potete trovarli sul Federic Store. Vi lascio il link diretto qua sotto in descrizione, ma anche nelle schede di questo video. Ovviamente insieme ai mazzi trovate tantissimi altri articoli in preordine, come le tin di Zacian e Zamazenta, che arriveranno verso fine giugno. Bon, dai, rimbocchiamoci le maniche, perché abbiamo da scoprire questi nuovi mazzi. Buona visione! E iniziamo da Pikachu. Come sempre la confezione si presenta molto bene, è super estetica. Abbiamo già aperto dei mazzi simili sul canale ed erano i Battle Deck Arena con Rayquaza e Ultra Necrozma, che sicuramente vi ricorderete. Questi, se già avete provato dei mazzi tematici, li consiglio tantissimo, perché qua ragazzi parliamo proprio di competitivo. Tra l'altro, non so se vi ricordate, ma questi mazzi ve li ho già portati sul canale affrontando una sfida con Cremascoli, un campione indiscusso italiano. Ma cosa contiene tutta questa confezione? Mazzo da 60 carte, portamazzo, segnalini dalle condizioni speciali, i dadi, un dado lancia e il regolamento del gioco di carte Pokémon. E in più una carta codice che tra poco regalerò a uno di voi. E queste carte codici sono molto molto richieste, perché vi danno tutta questa roba poi nel gioco, eh. Questa che trovate qua è la lista delle carte, ma tranquilli che a breve le sfogliamo insieme. Guardate che bella questa confezione, raga. Devo dire, veramente niente male. E andiamo a vedere a questo punto il contenuto. Allora, eccoci qui, sfiliamo. Prima di tutto regalo a uno fortunato di voi il codice da gioco, fanne buon uso. Il regolamento, qui abbiamo alcuni consigli su come utilizzare questo mazzo, potete tranquillamente mettere in pausa il video e leggere se siete interessati. E da questa parte vi lascio anche il mazzo di Reshizard, ma tranquilli che più tardi vi spiego io come utilizzarli. Ah, abbiamo questi dadi speciali a tema Picacrom, molto fighi. Sì, questi sono molto molto belli, nero e giallo, devo dire fa la sua porca figura, eh. Molto belli anche questi qua per i dadi. Esce 6, lasciate mi piace. Sapete cosa fare? Lascia sto like. Detto questo, placca in plexiglass con ovviamente gli stadi, mazzo di Picacrom che tra poco vediamo. E qui adesso arrivano questi mostri sacri. Picacrom ben 2, doppio ragazzi. Ma guardate che è veramente fortissimo. Io non so se avete mai giocato il Picacrom, un mazzo veramente spaventosamente forte. Pensate che con carica totale voi potete infliggere 150 danni e non solo, dopo potete assegnare in un unico turno ben 3 energie, magari a un altro Picacrom che avete in panchina. Fidatevi che è veramente fortissimo. Esteticamente anche una bella carta. Ma non ci hanno dato solo il Picacrom, ma anche Raichu e Raichu di Alola GX. E queste ragazzi non sono carte speciali, sono proprio carte del set. Vedete in basso a sinistra? Non sono promozionali, sono proprio le carte del set. Mettiamo caso che voi vogliate usare il scambio per scambiare il vostro Pokémon attivo con questo Pokémon in panchina, duplice shock infliggerà 80 danni in più. E pensate un po', il Pokémon avversario viene anche paralizzato, fortissimo. Ed eccolo qua, Raichu e Raichu di Alola. Poi metterlo o meno nel mazzo è una scelta vostra. E niente, andiamo a vedere un attimo ste carte. Ah beh, mi hanno messo il Tapu Koko Prisma. Eccolo qui, questo ragazzi è veramente utilissimo grazie alla sua abilità. Abilità veramente pazzesca. Ed eccolo qua, Tapu Koko, sempre non promozionale ma proprio del mazzo. Allora, ho un po' visto il mazzo e devo dire che a mio parere ci sono veramente troppe troppe carte strumento, aiuto, insomma allenatori, un po' troppi, ma ci sono tutti i migliori
L'ho messo addirittura la professoressa e Mary e tanti tanti altri, quindi è stato un po' modificato rispetto all'anno prima. Troviamo anche timbro e tante carte veramente utili come la Velox Ball. Questo mazzo per giocare, ragazzi, è fuori di testa, cioè potete fare le peggio combo anche se non modificate, perché con qualche accorgimento potete renderlo veramente un gran mazzo, eh. Ah, Ippon, questo, ragazzi, io per esempio lo leverei, però. Electros, anche questo se ne può fare a meno. Upa, anche questo si può sostituire. Zapdos, questo io non lo sostituirei, anzi questo è veramente importantissimo perché con una sola energia, se lo switchate grazie a scambio, infligge 70 danni con un'energia sola. Quindi 70 più 10, quindi 80, e poi potete anche potenziarlo Zapdos, eh. Potete dargli uno strumento che magari infligge ancora di più, quindi con un'energia levate fino a 120 volendo. E poi raga, 4 Gyreci, 4! Cioè questi sono fondamentali, questi sono veramente super super utili. Doppia Mary, bellissima. Vi dico di affrettarvi se li volete prendere sul Frederick Store perché ne sono rimasti pochissimi. Bici Rotom, questa si può sostituire. Scambio di energia, sì, ci può stare assolutamente. Timbro Reset, ottima, potete usarlo magari quando il vostro avversario ha soltanto una carta premio. Palloncino, 3 comunicazioni Pokémon, belle anche queste. Doppia Benda Vitale, cioè ragazzi, praticamente comprando questo mazzo, da qui potete farne tanti tanti altri, perché queste carte strumento sono giocate in tutti i mazzi praticamente. Amo normale, doppia Velox Ball e poi ovviamente ben 4 scambi per fare il giochetto con Zapdos. Anche se effettivamente voi potete usare una carta stadio che vi permette di scambiare quante volte volete i vostri Pokémon di tipo elettro. Scambio alleato, non mi pare che ci sia carta stadio qui. Ospitalità di Erika, 2. Ibis e Suiren, 2. 4 Poke Gear, madonna quanti ragazzi, sono solo strumenti. Con questa hanno ammazzato il valore di ricerca accademica, adesso non vale più niente quella carta. E 3 Radar. Beh ragazzi, secondo me troppe, veramente troppe carte strumento. O allenatore. Potevano un attimo mettere qualche altro Pokémon, ma quelli potete aggiungerli voi. E anche un po' poche energie secondo me, però vabbè, va a gusti. Wow raga, veramente, che mazzo, tanta roba, eh. E ora ci andiamo a aprire quello di Charizard, che questo, fidatevi, non è da meno. Anche questo super figo luccicoso, bello, guardate un po'. Poi scrivetemi quale preferite voi, eh. Il contenuto già lo conoscete, qui abbiamo la lista delle carte e apriamolo. Ah, i dadi mi fanno già impazzire. Ah, arancioni e bianchi. Con che stile me lo stai dicendo? Guardate ragazzi, bellissimi, eh. Anche questo non è male. Se esce 5 commentate con il vostro Pokémon preferito. Ma oggi che... Ma che fortuna oggi! Fammi aprire qualche pacchetto. Allora, codice per voi. Un bel codicino, penso, da 40 euro questo. Il Reshizard ovviamente lo conoscete. Doppia vampata e colpo fiammante fanno dei danni incredibili. E ne abbiamo ben 2, come vedete. Con colpo fiammante levate 230, ma non potete più usare questa mossa durante il prossimo turno. E doppia vampata, insomma, se avete altre 3 energie assegnate oltre al costo di questo attacco, quindi 6, leva fino a 300 danni più, vabbè. Lo potete dopare come volete. Ovviamente nel mazzo ci deve essere la saldatrice. Spero che ce l'abbiano messa, dopo controlliamo. Ed eccola qua, una bella, bellissima carta. E anche questo ha un po' ammazzato il prezzo del Reshizard. E poi potete decidere se utilizzare Charizard o Bryxen o meno con Scia di Fuoco Rosso, oppure sostituirlo magari con un altro Pokémon. Eccolo qua. Madonna, che mazzi, raga, che belli. E adesso ci andiamo a vedere il mazzo. E che mazzo! Guardate che bello! Questo spacca, eh. Oddio, che carta strana ci hanno fatto, raga. Questo Volcanion. Ma? Vi giuro, è stranissima. È tutta lucida, guardate. È tutta completamente lucida. Mai vista una roba simile. Sembra quasi una carta falsa. Vi giuro. Mai vista una roba simile al tatto. Guardate un po'. Sbrilluccica tutta. Ma? Che storia. Pazzesca! Sembra quasi falsa, veramente. E anche questo mazzo, ragazzi, ha pochissimi Pokémon. A parte i Charizard, ben 4 per l'esattezza. Tra cui uno con una olograficità mai vista. E il resto sono tutti strumenti. No, questo bisogna un attimo aggiustarlo. Un pochettino. Anche se Volcanion effettivamente è strautile, ma...
Qualcosina ci si può mettere sicuramente. Doppia benda vitale, triplo scambio, uno in meno rispetto al Pikachrom, sniper energetico, tripla Velox Ball. È vero che comunque anche se ti muoiono i Charizard li riprendi, però cristallo di fuoco utilissimo, necessario, Ibis e Suiren, acchiappa Pokémon, 4 Poke Gear e abbiamo anche tripla ricerca accademica. Camilla e Catlina, quadrupla saldatrice, oh finalmente qui si ragiona un attimo, focolare gigante, questo stadio ci può stare, bello. Poi abbiamo ben 3 esplorazioni di verde, anzi 4, gran pozione, questa possiamo anche risparmiarcela, richiamo alleati, questa è ottima, timbro reset per 2 e abbiamo finito. Poi abbiamo tutte le altre energie, eccole qua. Che dire raga, 2 mazzi veramente interessanti. E voi, quale sceglierete per la vostra avventura nel gioco competitivo Pokémon? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, scrivetemi se li acquisterete e soprattutto se li prendete sul Frederick Store. Sconto del 5% se inserite al momento dell'acquisto il codice Frederick e il 7% se inserite il codice Masseo, ma solo per pochissimi giorni, io ve l'ho detto. Alzo le mani, ci vediamo al prossimo video raga. Adoro fare questi spacchettamenti così, ultimamente escono un sacco di prodotti interessanti devo dire. Ciao e ci vediamo domani con la Randomizer, ciao allenatori.